Di qui non li possiamo ancora vedere, siamo troppo in basso. Quante hai detto che sono? I soliti 5 per cinghiale. Ma cosa diavolo? Ma sa che abisba, Beppe, ma no, come hai fatto a non vederlo? Guardavo dalla pietraia e non me ne sono accorto. E la strada rossa ho visto qui, proprio qui, la strada rossa. Ho visto dei cacciatori. E... chi aspettava Busacci? In che giornata caccia? E non sentì la vostra campagnola. Ha le sospensioni rotte, come al solito. Senti un po', a me sembra di aver sentito un colpo strano durante la sparatoria, non come quello dei fucili da caccia o delle nostre berrette, mi sembrava un colpo secco, tipo un boom. Chi sei? Qui una volta c'erano galli, ermellini, lontre. Tutti spariti, sterminati, senza contare... Lascia perdere, Dario. Qui l'apocalisse non c'entra. Abbiamo trovato un morto. Ma cosa? Dove? Ha un buco in fronte, preciso. Sacardisma. Abbiamo trovato un morto. E si sa chi è? Tonio. Ma l'hanno proprio ammazzato? Sembra di sì. Eh sì, era un fucile speciale, resisteva a temperature bassissime. Però non è che abbia portato un granché fortuna, Tonio. Sei venuto a capo di qualcosa? Le solite beghe di paese. Tonio era uno che dava fastidio a tanti. E ti dirò che in fondo io non lo conoscevo. Comunque, tra oggi e domani sentirò tutti i cacciatori presenti la mattina dell'omicidio e le altre persone che avete indicato nel rapporto. Quando si dice fortuna... Avrete sentito cosa è successo? Sono passati in tre a dirmelo. Sai, Dario, se Tonio è stato ucciso con quel fucile da qualche parte ci sarà. Novità? Nessuna che spieghi cosa è successo. Si sa solo che tipo di arma ha sparato. Che arma? Ma un fucile della prima guerra mondiale. E tu hai fatto centro qualche volta? Non posso dire di aver ammazzato qualcuno. A proposito del moschetto, anche mio fratello diceva che tirava bene. Voi invece, per vostra buona sorte, siete tornati. Nell'ultima guerra invece mio fratello è rimasto sul Don. E con lui tanti altri giovani. Così ha cominciato a morire il nostro paese. E il fucile 91? Ma neanche per sogno. Io quel fucile lì l'ho usato quando ero in guerra in Etiopia. E poi quando sono tornato l'ho consegnato in caserma. Ma sono ne fu che sì. Ma metti che ho ucciso io Tonio. Terrai il fucile in casa. Pensavano di trovare il 91 di mio fratello, dato che lui è morto ed è morta anche mia cognata. Luciano, parti a carte? Come parti a carte? Siete in quattro già, cosa vengo a fare? Vieni, che io ti lascio il posto. Sì, vieni. Non giochi? Vieni. Allora arrivo vieni. Volando. Ale. Servo un informatore. Io non ho marito. I collezionisti non mi interessano. E piantiamola finita. Por carità,
Per carità, no, non stiamo lì a discuterne, né? Come non detto, signora Maria, come non detto, che strega chi la si... Che stretta questa camicia? Novità? No, nessuna. Che barba, non se ne può più. E i giornalisti? Sono venuti da me e Mirella a farci delle domande. Ci mancava solo la nostra foto sui giornali. I clienti della sera dicono che chi ha sparato farebbe meglio a costituirsi. Così almeno torna alla tranquillità. Troppo bello, troppo facile. Tu invece puoi girare per conto tuo e sei giustificato, Perché tanto il maresciallo dice che sei un testone che non molla mai e si fida del tuo intuito. In quanto al testone, il maresciallo non ha tutti i torti. Ah, vabbè, grazie per il testone.